Presidente Abbo, allora Riviera Trasporti presenta un bilancio che non è in rosso, e questo è già un buon risultato. Lo stesso Presidente dice che per carità non c'è da gioire poi troppo, bisogna ancora lavorare, però in provincia slitta la pratica che dovrebbe invece approvare, diciamo, i servizi minimi del trasporto pubblico. Che sta succedendo? C'è un movimento politico? C'è un po' di movimento, come è giusto che sia. Lo slittamento in sé non ha un grande significato, perché era l'accordo di programma approvato dalla totalità, quasi, ne manca uno, un piccolo comune, dalla totalità dei comuni della provincia di Imperia, compresi i due sindaci che con i loro interventi hanno sollevato l'opportunità di sospendere un attimo questo accordo di programma. Quindi è già stato approvato dai comuni, quindi poteva essere benissimo adottato e poi trattare invece, e questo è l'altro aspetto, trattare quelle che possono essere le criticità di Riviera Trasporti, che è una società che però dobbiamo dire presenta aspetti anche positivi, perché il fatto che sia il bilancio oramai, il conto economico sia praticamente in sostanziale pareggio, quindi che ci sia un equilibrio economico non è cosa da poco, perché ricordiamo che su quell'equilibrio economico pesano in maniera abbastanza pesante gli interessi passivi, che sono derivati da debiti che fanno parte di tutta la storia della società, non sono i debiti di questo CDA o di quello precedente. E quindi mi pare che con impegno, soprattutto questo CDA, sia riuscito a migliorare anche questa situazione, anche dal punto di vista dell'entità della posizione debitoria, e questo fa ben sperare. Per quello che riguarda la dialettica che c'è, è giusto che ci sia nel Consiglio Provinciale. Lei si ricorda benissimo, siamo stati eletti tutti all'unanimità, il Presidente correva in solitario, è evidente che poi ci deve essere anche un momento successivo di discussione e di confronto, perché le posizioni e le anime sono diverse, ma non tanto per l'aspetto politico, quanto per l'aspetto proprio concreto, perché sul caso dei trasporti, le città come Saremo e Imperia possono avere effettivamente problematiche maggiori di quanto non possa averne l'entroterra o anche comuni della costa, ma di dimensione più limitata.